Gentili utenti di Assist Sportiva, appassionati di basket, bentrovati dal Palabasket Nando di Leo, dove è appena terminata la gara tra la Castellano Udas e la Valentino Castellaneta, vinta dagli Ofantini 88-80. Siamo in compagnia del coach dell'Udas, Matteo Totaro. Coach, complimenti per questa vittoria, sono due punti importanti per ristabilire il vantaggio di 6 lunghezze sullo Ostuni, ieri vittorioso contro l'area di Abari. Abbiamo una partita in meno adesso, ne servono 4. Le prossime due sono quelle fondamentali secondo me, perché andiamo a Foggia e poi giochiamo con Manfredonia che stanno in piena corsa playoff e poi vediamo alla fine. Adesso pensiamo al Foggia, che è una delle squadre che io temo di più perché è rognosissima, non mollano mai e dobbiamo andarcela a giocare lì. Ecco, oggi una delle chiavi per vincere questa gara forse è stata Vincenzo D'Arrisi, quando usciva dalla panchina lei l'ha alternato con i due lunghi per dare quella maggior velocità al gioco, con quella velocità poi contropiedi per la Valentino non c'è stata storia. No, sai cos'è? Che quando, quando giochi con delle squadre che sono salve, non hanno nulla da non hanno, come devo dire, tensione, quant'altro, per loro è tutto facile giocare, sai, arrivare qua, tira, fai, tanto dicono se vinciamo abbiamo fatto l'impresa, se perdiamo noi siamo lì a posto nostro, va. Quindi giocare così è molto più semplice. La tensione ce l'abbiamo noi, che da oggi in poi 4 partite servono per chiudere questa stagione, è un po' in tutti quanti, c'è chi l'ha vinti i campionati, chi non l'ha vinti, diciamo che un po' pesa la palla adesso, però ci siamo. Ecco, come ha già ricordato lei, mancano 4 partite per vincere questo campionato, con 6 punti di vantaggio sono rassicuranti per affrontare con una certa tranquillità anche partite delicate come la prossima in un derby contro Foggia? Delicate, sì, possono essere tanti, possono essere pochi. Noi dobbiamo andare a Foggia e fare la nostra partita, cercare di giocare a pallacanestro come sappiamo, poi alla fine tiriamo le somme, dopo i 40 minuti vediamo chi ha vinto. Cioè, ti ripeto, andiamo a Foggia, non in una squadretta a giocare, stanno terzi in classifica, non hanno mai mollato una partita e ce la giochiamo fino alla fine, poi vediamo che succede. Ok, grazie coach, complimenti. Siamo con il coach della Valentino Castellaneta, Francesco Losito. Coach, buonasera, è stata una partita difficile, la Valentino ha dimostrato una buona pallacanestro restando sempre incollata alla gara, però è arrivata questa sconfitta. Ecco, secondo lei cosa è mancato, cosa non le è piaciuto di questa gara? Noi abbiamo preparato, penso, la partita al meglio, anche perché abbiamo tre assenti, tra espulsioni e infortuni, tra squalifiche e infortuni, quindi abbiamo preparato al meglio come potevamo la partita. Nei primi due quarti abbiamo fatto una buona pallacanestro, abbiamo fatto canestro e quindi siamo stati avanti anche nel punteggio, infatti il primo quarto abbiamo finito più 15, poi l'Udas ha cominciato a fare canestro e le nostre percentuali si sono abbassate, anche prendendo tiri puliti, alla fine è stata lì la differenza, loro hanno fatto canestro, noi no, sono primi in classifica per questo, quindi a noi abbiamo fatto una buona partita, siamo usciti a testa alta dal campo. Ecco, come ha già detto lei, siete riusciti a restare in vantaggio in alcuni tratti della gara, è mancata forse una maggiore incisività nel prendere in mano la gara nei momenti clou per conservare o magari anche allungare il vantaggio? Sì, ci è mancata quella cinicità, perché quando siamo più 15 dobbiamo cercare di mantenere quel vantaggio. Abbiamo fatto degli errori che abbiamo permesso all'Udas di rientrare in partita e alla fine su questi campi li paghi questi errori, è tutta esperienza da portare a casa. Nella prossima gara incontrerete Barletta, che è in piena corsa playoff, quei playoff e quel nono posto che ormai con questa sconfitta sarà difficile raggiungere per la Valentino Castellaneta. Sì, i playoff sono difficili, dobbiamo guardarci dietro perché Ruvo è a meno 4 e dobbiamo ancora giocarci contro. Domenica abbiamo una partita difficile contro il Barletta e daremo tutto quello che abbiamo come facciamo in ogni partita. Ok, grazie coach, in bocca al lupo. Grazie.